come non c'è più educazione di sé o dell'altro, né governo di sé o dell'altro. Sfatando il principio di vendetta, non c'è più cura di sé o dell'altro. Ciascun mestiere si svolge lungo un atto che rimane impossibile e contingente. Il discorso politico e istituzionale insegue il miraggio di togliere l'arbitrarietà dallo scambio, di codificare il senso, di fondare l'atto sul principio del nome del nome. Ecco l'economicismo, tutto è sostituzione, tutto è simbolico. La dissidenza freudiana, pagina 31. Il simbolo risalta dalla combinazione sintattica in cui funziona il nome come zero, nell'equivoco. E la legge come compimento della scrittura sintattica effettua il senso e il dispendio, mantiene l'illegalità del senso e del dispendio. Lo scambio non è mai alla pari, non sancisce un'equivalenza di senso come avverrebbe nella sinonimia. L'autoritarismo risponde all'idea di una padronanza sulla sintassi, si giustifica sulla necessità di fondare l'ordine simbolico. Il nome del nome è garante, è la negazione del nome funzionale, del nome innominabile e anonimo. Questo genealogismo, se rispettato, impedirebbe alla procedura di instaurarsi come procedura scientifica. La scientificità della psicanalisi non si afferma al di fuori della cifrematica. E lo psicanalista non ha modo di affrancarsi dal disagio intellettuale. Non contribuisce a aggiornare la formula medico-paziente o la formula maestro-allievo, dalle quali discende la distinzione tra psicanalisi terapeutica e psicanalisi didattica. La scommessa intellettuale impedisce a ciascuno di scambiare il compito della vita con un ruolo sociale, ma a ciascuno il suo compito della vita, ovvero il compito originario esige il ciascuno, la particolarità. Sergio Cassandrelli ha pubblicato con noi un bellissimo libro, anche lui ha qualche aneddoto da... Prego, vediamo un po'. Quindi ha trascorso la vita come revisore e poi dopo si è ritrovato scrittore. Sì, direi che sono stato stimolato a fare questo, diciamo, entrando in questo ambiente, in questa diciamo, accoglienza, 23 anni fa, nel 1985. È una data che a molti qui presenti vuol dire qualche cosa. Sono entrato qui come consulente, come revisore, come contabile, come perito, diciamo, perito contabile e perito amministrativo. Abbiamo parlato anche di altre cose ovviamente e a un certo punto abbiamo ragionato, c'è stata un'intesa, col tempo le cose sono maturate, sono passate 23 anni, nei 23 anni sono successe molte cose e a un certo punto ho messo insieme un po' i ricordi, diciamo, di una vita di lavoro, di una vita di pensieri, di una vita di ragionamenti anche non strettamente collegati al lavoro. Io non vorrei dilungarmi su questo, non vorrei parlare assolutamente del mio libro, che peraltro ho portato qui perché voglio citare per una brevissima frase. Direi che uno dei libri del professor Brediglione sono stati citati è appunto La mia industria. È uno dei primi che mi è capitato tra le mani, direi proprio verso il 1985-86, erano quelli gli anni. Ragionando su queste cose ho avuto occasione di scrivere su argomenti economici, infatti il mio libro si chiama Logica, Economia, Impresa e ho parlato anche di impresa. Cito testualmente da uno dei capitoli che ho scritto: in principio c'era un uomo che voleva fare qualcosa di rilevante, qualcosa che avesse rilievo. Si rendeva conto del fatto che da solo non sarebbe riuscito e che avrebbe avuto bisogno di risorse. Si associò con altri uomini e decise di fondare un'impresa. Era diventato imprenditore. In principio c'era il nulla, ma il fatto stesso di voler destinare risorse all'impresa la fa nascere dal nulla. A me ha sempre affascinato questo ragionamento, che è un po' il ragionamento dello zero che diventa qualcosa scindendosi in due.
Non voglio discutere sul fatto se è esattamente il ragionamento che viene fatto quando si dice che tutto procede dal due. Comunque l'impresa, dal punto di vista economico, è proprio quel qualche cosa che parte da zero e diventa qualcosa di tangibile. Delle persone si associano e dicono: abbiamo un'idea, vogliamo mettere su un'impresa. Cosa succede? Prima cosa che si fa, si costituisce l'impresa e si costituisce il capitale sociale. Il primissimo momento della costituzione del capitale sociale, che cos'è? Nasce un credito verso gli azionisti, verso i soci, e nello stesso tempo nasce un debito dell'impresa verso i soci stessi, perché sono soldi dei soci che l'impresa gestisce. Nel bilancio dell'impresa, in questo primissimo momento, cosa scrivo? Tra l'attivo, soci per soldi che mi devono dare. Nel passivo, capitale sociale, cioè soci che io impresa devo dare ai miei soci, devo remunerare, devo restituire ai miei associati. Non ho mosso ancora un centesimo, eppure l'impresa già esiste, economicamente c'è un qualcosa di attivo, un qualcosa di passivo. Se io saldo le due cose, ritorno allo zero di prima, ma non resta lo zero di prima. Perché? Perché qui subentra il secondo elemento dell'impresa, non solo l'aspetto economico, ma l'aspetto intellettuale. Esiste, e questo lo vediamo tutti i giorni, e soprattutto qui in questa situazione, che non è tanto l'aspetto economico che fa girare le imprese, quanto il capitale intellettuale. Il vero patrimonio delle imprese non sono i quattrini, non sono gli immobili, non sono il denaro, non è il credito, ci vogliono anche quelli, per l'amor del cielo, ma tutto questo sarebbe nulla se non ci fosse il capitale intellettuale, il capitale del sapere, del saper fare, del saper mettere insieme persone per realizzare dei progetti. Questo direi che è la mia brevissima testimonianza di quello che ho visto in questo quarto di secolo. Non vorrei aggiungere altro. Grazie a tutti. Stefania Persico, prego. Sì, qualcosa. Nasconde sempre dietro l'ingegner Mola. Qui non c'è la colonna, sotto c'è la colonna, dietro la colonna. Dietro la colonna. Allora. Come ciascuna volta, anche oggi non ho scritto nulla. Cioè lei ha chiesto quando è uscito quello da 73? Ah? La mia industria, quando è uscito? 74. 84. No, 80, scusa, 84, 80. Sì, cioè è stato scritto nel... No, 83. Sì, 83, non 84. 83 sono usciti due, quello e anche il manifesto del secondo Rinascimento. 83, perché è stato scritto nell'estate dell'82. Nell'estate. Sì, sì, sì. La Liberté que je prends, da Gallimard. Edizio Gallimard, che è un buon editore. Prego. Allora, intanto parlare di psicanalisi per me forse non è il caso. No, eh? No. Come mai? Perché quando ho incominciato... Quando ho incominciato, cioè io diciamo, ho un percorso diciamo scientifico,
E quando in un momento di disagio tra i tanti ho incominciato, mi viene in mente un dettaglio, che venivo qui a Milano e ascoltavo parlare, si parlava di Freud, si parlava di Lacan, si parlava poi della cifrematica. E io invece avevo incontrato l'informatica, prego. Venendo qui a Milano per le prime volte mi domandavo: ma cosa ci sto a fare qui? Cosa posso fare? Cosa posso dare? Poi ho cominciato a parlare col professor Verdiglione e ho trovato non so come dire quell'apertura, quell'apertura che mi ha posto appunto la questione chance. Forse una chance posso trovarla, no? Questo percorso. E ho detto: ma ho cominciato acquistando un'opera d'arte, poi un'altra, però ancora non trovavo la combinazione. E però più dicevo così e più ciascuna volta trovavo nel sabato un appuntamento. Cioè l'appuntamento che poi è divenuto, diciamo, un appuntamento a cui non potevo assolutamente rinunciare. Poi ho intrapreso, forse una parola un po' grande, comunque ho instaurato alcuni vari dispositivi e nel dispositivo mi sono accorta che scientifico, scienza, non ha la specificità nell'informatica, nella psicanalisi, intesa come materia, ma nel dispositivo ciò che occorre e trovare il modo del dire, il modo del fare, il modo di scrivere. Questo è quello che ho inteso fino a oggi. Poi adesso. E la forza che trovo, la trovo io già lo sto dicendo, l'ho trovato anche nella generosità che ho incontrato in questo percorso. Generosità che incontro parlando con ciascuno che si trova in questa impresa e che mi induce, ecco, a dare testimonianza e perché ciascun giorno qualcosa resti per il proseguimento. Questo è quanto io posso dire, ecco, della psicanalisi.
Ma io, ecco, forse più che psicanalisi, perché non la trovo come scienza, forse, ecco, io forse accolgo la cifrematica, non la psicanalisi, non riesco a intendere, forse proprio per il percorso che ho avuto fino a, cioè, in cui mi sono trovata fino ad oggi. Comunque, proprio perché è la cifrematica, c'è questa sorta, questo, cioè, avverto che la chance è che abbiamo ancora, che ho ancora tanto da restituire, e io auspico di avere in voi e in ciascuno tanti alleati. Grazie. Cinque minuti di intervallo. Allora, noi siamo per le persone dell'associazione, dico che questo appuntamento si distingue dagli altri convegni che abbiamo fatto, eh? Si distingue è più come un avvenimento speciale. È altri 5 minuti, però alcuni sono rimasti a prendere il sole. Abbiamo anche Pantea, no? Con noi, Claudio. Il patrono di Rovigo è San Bellino. San Bellino. Allora sentiamo Enrica Ferri. Non c'è. Ah, eccola qua. La maison d'édition, la maison, la Villa San Carlo Borromeo, la maison comme unicum, la fondation, l'association, les associations, les sociétés, le musée, les livres, l'art, l'expérience, la psychanalyse, la chiffrématique, la tripartition, l'itinéraire, l'entreprise. Armando Verdiglione. La psychanalyse est aussi un itinéraire pour que chacun retrouve sa langue et donc est aussi la voie pour rejoindre le mode avec lequel s'écrivent les choses. Le mode ou la mode, la temporalité même des choses. Fin de citation.
La maison n'est pas une maison, n'est pas une habitation. L'itinéraire n'est pas un itinéraire. C'est la différence entre le nominalisme et la nomination. Du un au narcissisme, le spécifique et la psychanalyse. Du fils et du non, la logique des fonctions. L'intervalle, les sous, l'autre, l'infini, les enfants. À la fois, c'est l'aventure la plus difficile, et à la fois, c'est l'aventure la plus extraordinaire de la vie, la parole. Avec simplicité, la psychanalyse vient souligner l'impossible appropriation de la parole. 1983, Boulan. Et déjà depuis 1974, le collectif de recherche pédagogique et psychanalytique. La maison de Boulan. Rien ne laissait indiquer, plus que tout ailleurs, que la psychanalyse donnait une contribution, impertinente et linguistique, à des dispositifs d'accueil et à des enfants qui ne parlaient apparemment pas. Rien ne laissait penser que la parole puisse émerger de façon originaire entre le fil et la corde du temps. Impossible rester à regarder et rester indifférente à l'arbitraire de la parole, avec presque rien. Le sens n'avait pas comme aboutissement la signification, et aucun signifié ne s'adaptait au signifiant, et vice-versa. Le sens comme effet, le savoir comme effet, la vérité comme effet. Aucun sujet, aucun mur, aucun modèle, aucun standard, aucune frontière qui garantissait l'infranchissable différence. Là s'écrivait du dispositif avec presque rien, et quelle richesse. 1988, l'association Le Chiffre de la Parole se fonde. Sa fondation met en acte la tripartition. Le collectif de recherche pédagogique et psychanalytique, avec son préambule, s'articule comme préalable dans les statuts de l'association Le Chiffre de la Parole. L'analyse y est portée avec le récit de la vérification et de l'écriture à une hypothèse culturelle. Les batailles, déjà nombreuses, de 1974 à 1988, s'intensifient. Il y a là la question de la psychanalyse, de la mise en jeu sans alternative ni comme alternative à. Le message n'est pas une méthode d'application, ni un bien ou un mal nécessaire. Il est une qualification de l'expérience. L'écriture, la formalisation, l'organisation avec sa théorie, ne laisse rien en dehors de la parole, avec la langue de l'entendement comme mode de la communication et de l'interlocution. La première brèche s'instaure avec l'État, au sens où Machiavel entend l'État, État politique et stratégique. S'instaure la dissidence comme impossible politique du standard, comme surveillance ou auto-surveillance. Impossible l'autoportrait, c'est la mort. Une question. Loin de l'alternative, n'y a-t-il que le standard comme mode d'écriture de l'expérience ? L'expérience se constitue comme mémoire dans l'intervalle. Le standard, c'est rendre conscient, c'est la conscience même, et c'est le visible du possible de la relation comme sociale, acceptable, identifiable, transparente. C'est le possible de l'organisation sans théorie et sans altérité de la pratique. Le terrain est l'autre, impossible d'enlever ça, impossible de s'entendre, impossible l'accord des croix sur le questionnaire qui prédestine la personne au sujet. Le standard du sujet où l'individu y existe que comme caricature de la caricature. L'individu sans semblant. Les standards, Armando Verdillion les interroge en les restituant dans l'écriture de la langue et de la linguistique comme un outil de recherche. À partir de l'ouverture. La maison d'édition Spirali traverse ces questions, l'alternative, les standards, avec les intellectuels ayant inscrit 1968 dans l'alternative d'un conformisme certain. L'écriture dans la maison d'édition Spirali, avec l'exigence d'Armando Verdillion, est le style de n'être jamais attendu, ni comme réponse, ni comme solution, à là où l'époque se trouverait, constitue l'unicum de l'expérience, où le fil devient tissu, trame et réseau. Les années 1990 à 1993
ont ouvert à la question culturelle avec les conférences, les séminaires, la clinique sans patient. 1993, Claire-Lise Grandpierre, Armando Verdiglione, Elie Bieloutine, l'association chiffrématique suisse Claire-Lise Grandpierre. L'art entre dans la constellation de la psychanalyse en Suisse. C'est certainement aujourd'hui que se cueille et s'organise l'apport des années 1993-1999. De 1999 à 2006, plus qu'une question de confiance, la psychanalyse met en œuvre la foi. L'élaboration et l'analyse relancent le lien entre 1993 et 1999 et rend actuel aujourd'hui. Des choses, des actes sont en cours et déjà plusieurs nouveaux dispositifs avec de nouvelles associations et sociétés qui se sont fondées et se fondent. C'est l'entreprise qui est articulée, où chacun, avec le devenir dispositif, y apporte l'augmentation, le gain et le profit au global de l'expérience. Le global de l'expérience, l'institution comme effet. La garantie est du semblant. Le semblant, ça n'est pas quelqu'un ou quelque chose. L'institution ne nous garantit pas. Le préambule est indispensable à cette instauration de la garantie et à l'institution comme effet. En énonçant les théorèmes, il n'y a plus, les bords et les impossibles s'énoncent avec le programme de l'intervalle où il y a. Écrire l'entreprise, écrire l'art, écrire la vie est aujourd'hui l'édition de l'actuel le plus essentiel à notre pari de l'entreprise et à notre psychanalyse. Armando Verdiglione, c'est clair que l'écriture est l'écriture de la vie et donc les indications que je donne pour l'écriture sont des indications pour la vie. Fin de citation. Et Armando Verdiglione soulignera, ceci est l'introduction, et encore. Ruggero Chinaglia. Quando comincia la nostra psicanalisi? E come? Nostra qui non indica un'appartenenza o una restrizione, ma l'indicazione che essa procede dal ciascuno e dal noi come indice dell'infinito e che attinge alla parola originaria. Comincia con la domanda che si rivolge alla cifra. Quando con la domanda qualcosa si annuncia instaurando le usure della parola. Perché la domanda è accolta in quanto domanda di qualità, non richiesta di qualcosa. La conversione della domanda in richiesta a lungo ha impedito e impedisce in vari strati del pianeta di recepire e accogliere la psicanalisi quale esperienza della parola originaria. Come trovare la qualità se la domanda è colmata, contenuta, con qualcosa di sostanziale che nega l'usura? L'usura è linguistica, la sostanza è termodinamica. In sua presenza nessuno scambio risulta ammissibile. Con la conversione termodinamica della domanda viene rappresentato e codificato il sistema, la ripartizione fra chi domanda e chi risponde. E questa risulta già la negazione del transfert, la negazione dell'annunciazione, al cui posto segue invece il discorso di padronanza, il sostanziale, la classificazione di ciò che è legale e legittimo quanto alla domanda e alla sua risposta. Quando Freud ha inaugurato l'esperienza che con lui ha preso il nome di psicanalisi, aveva posto alcune questioni essenziali, quali la rimozione, il transfert,
l'identificazione, la linguistica freudiana, il sogno, il motto di spirito. Ma dopo di lui ha preso il sopravvento una concezione della psicanalisi come disciplina della cura, disciplina della terapia, finalizzata al ripristino di un presunto status quo ante. Ma anche con Freud, la guarigione cui la cura tendeva era una restitutio in pristinum, e non si poneva la restitutio per integrum come restituzione in qualità. Era quindi una psicanalisi che, per quanto indicasse nella parola e nel suo idioma la sua base, e nella materia della lingua la materia intellettuale, rimaneva vincolata al luogo comune che la voleva riservata ai pazienti. Non si può attribuire solo a Freud questa sorta di connotato negativo, che ancora peraltro vige nell'epoca della tecnologia della salute. La parola era intesa ancora catarticamente, una parola purificatrice, riservata alla cosiddetta relazione terapeutica, la presunta relazione fra paziente e psicanalista. Era ancora una psicanalisi platonica, una psicanalisi che comportava la riedizione della coppia padrone-schiavo, medico-paziente, curante-curato. Dopo Freud, fino al 1973, quando è cominciata l'esperienza cifrematica diretta da Armando Verdiglione, sorta dapprima come attività del collettivo freudiano Semiotica e Psicanalisi, poi proseguita con l'Associazione Psicanalitica Italiana, con il Movimento Freudiano Internazionale, con l'Associazione Cifrematica Internazionale e con i differenti e vari dispositivi che si sono costituiti, dalla casa editrice Spirali Vell alla Fondazione di Cultura Internazionale Armando Verdiglione, alle società di servizi intellettuali, con la Villa San Carlo Borromeo che ne rappresenta l'icona, con il Museum of the Second Renaissance, con il progetto culturale del Secondo Rinascimento, questa impostazione non era cambiata, anzi si è assistito a un tentativo di iscrivere la psicanalisi tra le materie disciplinari dell'epoca per farne materia morta. E risulta inconcepibile ancora oggi, tra i cultori dell'epoca della ragione illuminista, la ragione della parola, lo statuto intellettuale non finalizzato alla classificazione secondo l'algebra o la geometria, non finalizzato a risolvere in dicotomia il modo della relazione originaria. Era la psicanalisi dei pazienti, e tale doveva restare per sancire la vendetta dei ben pensanti in nome della normalità verso chi, intraprendendo questa esperienza intellettuale, pulsionale, senza risparmio, incrinava tabù e concetti morali vigenti. Erano pur sempre anomalie, pazienti appunto. Anche con Lacan, o nonostante Lacan, il compromesso fantasmatico che fa della psiche un organo da curare non è stato dissipato. Anzi, i lacaniani postmoderni si sono affrettati a fare di questo compromesso il loro vessillo, per trovare posto nell'istituzione della morte e nei loro apparati, specializzandosi in particolare nella lotofagia, o nella lotoastenia, o nella lotoanoressia, magistralmente padroni dell'arte cannibalica, a scapito dello statuto intellettuale, rinnegando o denigrando lo stesso Lacan. Questa necessità denigratoria con la cifrematica non c'è più. La cifrematica inaugura il dispositivo di parola e l'esperienza di cifra con la sua tripartizione, dove si tratta di statuti e dispositivi originari, senza debiti genealogici, dove cifrante e cifratore è un dispositivo sessuale e non sociale, in cui il ruolo e la posizione sono nella sembianza e risultano inassegnabili. Sorge così la psicanalisi dove si tratta della cifra e del cliente. L'Art Ambassador, lo statuto intellettuale attuale dell'esperienza, statuto intellettuale del cifrematico, indica proprio questo. Nell'esperienza, dove si tratta della qualificazione, del processo di qualificazione e del modo con cui ciascuna cosa qualificandosi approda alla cifra, ossia al valore estremo, nell'esperienza dove si tratta della valorizzazione di ciò che si è intrapreso e si intraprende,
Il cliente è, per così dire, l'altra faccia dell'art ambassador. Il cliente è lo statuto dell'ascolto, dell'obbedienza. Il cliente ode e fa udire, intende e fa intendere, chiama e annuncia, accoglie e dà mandato per l'instaurazione del dispositivo. Nella sembianza, tra la gloria e la fama, il cliente, essenziale al dispositivo della vendita. Dispositivo clinico di scrittura cifrale. La clinica è il compimento della scrittura della vendita, scrive Verdiglione nel Master dell'Art Ambassador, e aggiunge la piega, l'ascolto, la vendita. L'ospitalità è questa. Qui dimora il cliente, che giunge con la valorizzazione, non prima. Non si tratta con il cliente della variante civile del paziente, dell'utente o del cittadino, che sono altri modi per indicare il soggetto necessario all'apparato sociale del consumo. Si tratta di una proprietà del dispositivo di valorizzazione. Qualificazione e valorizzazione indicano con precisione qual è il processo nel viaggio, nell'itinerario in cui si tratta dell'esperienza della parola. Psicanalisi qui indica proprio questo aspetto e indica l'altra elaborazione che questo termine ha comportato nell'esperienza che giunge qui a celebrare i suoi 35 anni. Freud, in qualche modo, aveva inteso che lo sforzo pulsionale è sforzo intellettuale. In Analisi terminata e Analisi interminabile, scrive che ciò che è effettivamente determinante per gli esiti della terapia psicanalitica è la forza delle pulsioni, ancor più precisata come forza pulsionale del momento. Con l'elaborazione di Armando Verdiglione risulta evidente la ridondanza, la sovrabbondanza della locuzione forza pulsionale, dove già la forza indica la pulsione. La forza del momento, la forza del dispositivo, con le sue condizioni oggettuali e l'altro tempo. L'esigenza della qualificazione, della valorizzazione, era avvertita da Freud, che aggiunge a pagina 32, e allora non c'è che la strega. Ebbene, questa strega è la metapsicologia. Non si può avanzare di un passo se non speculando, teorizzando, stavo per dire fantasticando, in termini metapsicologici. Altrove parla di perlaborazione del materiale analitico per indicare il procedere nell'itinerario intellettuale. Freud non giunge a precisare la distinzione fra analisi e processo di qualificazione e di valorizzazione. Ci voleva Armando Verdiglione con la cifrematica per indicare che l'analisi non è che il preambolo del processo di qualificazione, il teorema dell'instaurazione dell'oggetto, così come il transfert non è che l'avvio del processo di qualificazione della memoria con le usure della parola. Ci voleva Armando Verdiglione come dispositivo. Armando Verdiglione è infatti anche un dispositivo di forza, per sé e per chi lo ha come interlocutore, perché il suo intervento è costantemente in direzione dell'efficacia, della conclusione, della qualità. In questo sta la sua generosità estrema, che è la generosità che caratterizza lo statuto del cifrante. È questa generosità che consente di non dover stabilire preventivamente quali siano i limiti altrui, le capacità altrui, le risorse altrui o proprie, sulla base di classificazioni convenzionali psicopatologiche. Non c'è più malato mentale come limite dell'umano. A ciascuno la sua logica, a ciascuno la sua impresa. Questi alcuni assiomi della tolleranza della parola cui si attiene e che costituiscono le basi dell'esperienza. L'erotizzazione del transfert in relazione professionale o personale, lo spostamento dal terreno linguistico a quello deontologico, è potuto accadere nella vulgata psicanalitica con la progressiva disintellettualizzazione della psicanalisi ridotta a psicoterapia, ossia a normalizzazione ortopedica, per la persistenza del fantasma di padronanza sulla parola contro la psicanalisi stessa. Il termine psicanalisi, per Freud, è stato un'invenzione, che però ancora partecipa di un suo fantasma. All'epoca ancora inseguiva la fantasia di un'analisi della psiche,
dello psichico, per una forma di psicologia universale inconscia, e intanto quindi vagheggiava l'idea della psiche umana. Analizzare la psiche è una formula che ha prestato il fianco, e ancora lo presta, a un recupero della psicanalisi all'interno della medicina, del discorso scientistico, all'interno della scienza illuministica. Infatti, con questa formula si potrebbe presumere che la psiche è lì davanti al ricercatore, che la può esaminare, sezionare, scandagliare, farne l'analisi, quasi si trattasse di un campione di sangue, di tessuto o di urina. Questa impostazione è stata coltivata prevalentemente dopo Freud da quanti, estranei per lo più alla psicanalisi, ne volevano affidare il monopolio ai custodi della salute pubblica, come forma tecnologicamente avanzata di cura per assicurare la salute. Una forma economica. Oggi invece, con l'avanzare della tecnologia, la psicanalisi sarebbe una forma tecnologicamente meno evoluta, meno economica, anzi quasi ineconomica, da cui appunto occorre mettere in guardia perché introduce la questione del dispendio, questione della pulsione, del godimento, del sapere, della verità come effetti non economici della domanda e dell'offerta. Fugato il principio della sostanza, secondo il quale occorre trovare il fondamento di ogni cosa, inteso come il fondamento di tutto, allora può stagliarsi la parola sul suo principio. La parola è libera di qualificarsi e di giungere al valore. Il preambolo, fugando il principio della sostanza, fuga anche il principio soggettivo secondo cui ognuno si crede sostanza. Credersi sostanza o credersi soggetto è la stessa cosa, e la sostanza invita al realismo dei fatti. Solamente quando il realismo sia dissipato e la materia di ciascuna cosa sia la materia intellettuale, la materia della parola, allora il viaggio si avvia. Il viaggio, ricerca e impresa. Impossibile ridurre l'idioma a un caso di coscienza. L'idioma è inconoscibile. È la logica secondo cui le cose si dicono. La parola è secondo l'idioma. Giungere alla cifrematica esige di intendere questo. E ancora non basta per dire di sapere di cosa si tratti. La cifrematica non è conoscibile. Tra arte e cultura, differenza e variazione, si tratta di farne l'esperienza. E facendo l'esperienza si acquisiscono i termini della procedura e della scienza. Cifrematica è infatti scienza, procedura, esperienza della parola che diviene cifra. Una novità per il pianeta. L'esperienza di cifra è costituita da dispositivi vari, tra cui imprescindibile il dispositivo della tripartizione dell'esperienza. Conversazioni di cifratura, di cui l'analisi è il preambolo, conversazioni di narrazione clinica, incontri di lettura con almeno 3 cifratori. Possiamo dire la conversazione per l'analisi, la conversazione per la clinica, la conversazione per la cifra. In ciascun caso si tratta del dispositivo cifrante-cifratore. Accanto al dispositivo della tripartizione, altri dispositivi concorrono ad arricchire l'esperienza. Equip di ricerca, di scrittura, organizzative, conferenze, dibattiti, congressi, dispositivi economici, finanziari, pragmatici. E l'assemblea, che al suo sorgere era dispositivo della testimonianza, testimonianza di quel che si fa. Ora si precisa anche come dispositivo di impresa, proprio in quanto la testimonianza è costitutiva con il suo racconto della struttura dell'altro, è costitutiva del pragma e dell'impresa. Tutto ciò concorre alla scuola, non tanto scuola di cifrematica, dove potrebbe alimentarsi il fantasma di imparare, di apprendere stando a guardare o udire qualcosa, ma scuola di vita. La cifrematica è scuola di vita. Chi intraprende la cifrematica intraprende la scuola di vita per il bello della vita, per la sua qualità. La cifrematica propone il conseguimento dello statuto intellettuale. La scuola di vita non cessa mai la sua attività, anzi i suoi dispositivi possono aumentare, aggiungersi, incrementarsi. Che procede da lì?
Salutiamo padre Roberto Busa che è arrivato qui con noi. Tra l'altro questa sera alle 7:15 ci sarà un atto speciale, no? Perché abbiamo il maestro Montevago e la moglie che celebrano i 50 anni di matrimonio. Allora, siccome c'è padre Busa, quindi no, cioè, avverrà lo scambio degli anelli e quindi con la benedizione da parte di padre Busa. Quindi una cosa, loro hanno invitato i figli, no? I due figli e qualche amico, quindi per loro sono anche le bomboniere. Quindi è una cosa, lo scambio degli anelli, abbiamo detto, no? Sì. Beh, sono 50 anni di matrimonio, no? Quindi. Allora, quindi Eveline Sotò. Alors, je commence par un récit et ensuite oui. Je poursuis. Alors, le bateau. Le bateau. Entre ciel et terre, un bateau. Quelles sont les conditions pour le rejoindre? Il est loin et en même temps à portée de main. Il pourrait venir nous chercher. Le bateau, la personne, qui au fait? De la demande, il y en a. Cela ne suffit pas. Le bateau en mouvement échappe. La demande est-elle à quelque chose? À quelqu'un? Alors le bateau semble toujours bien loin. Et si la demande commençait par se dire, se faire et s'écrire? Plus besoin de rejoindre le bateau. Pourquoi? Car nous étions déjà en bateau. La voie facile est de croire que nous devons rejoindre notre psychanalyse. Notre psychanalyse est l'exigence même de la parole originaire et de sa valorisation. La vente et donc le bateau navigue et laisse la trace de notre psychanalyse. Je crois que je vais m'arrêter là. Ok. Ok. Ariane Schindelholz. C'è qualcuno che poteva accendere stamattina un po' di freddo nella sala, perché l'altra volta erano stati spenti i caloriferi. No, perché tu hai dormito, ma se ci sono. Avete freddo voi? Ah no? Io sono rimasto a freddo di stamattina. Allora. Alors, donc, moi je commence par une citation, comme souvent. Alors, Armando Verdiglione, le rédacteur acquiert la recherche, mais ce qui l'intéresse est la précision avec laquelle chaque chose peut arriver à l'accomplissement et à l'édition. Donc ça vient de l'Art Ambassador. Fin de citation. En opérant un détachement en termes de structure, avec la fondation notamment de l'association Le Chiffre de la Parole, la fondation de l'association chiffrématique suisse Claire-Lise Grandpierre, de l'Institut suisse de brainworking et l'enregistrement de la coopérative sociale et culturelle Immunitas, nous arrivons à l'édition avec un premier livre, Le goût de l'hospitalité. Pour que poursuive l'édition du livre de Claire-Lise Grandpierre, du livre Le goût de la santé, des équipes cliniques tenues avec Armando Verdiglione entre Milan, Genève, Lausanne, notamment, et avec les traductions des romans et des essais, la matière du dire poursuit de s'analyser en posant la question du langage et de l'image.
et cela au commencement de l'instauration de chaque dispositif et événement. Présentation publique du livre, édition de portrait d'entreprise, édition des élaborations de l'équipe. L'accueil avec le département de clinique psychanalytique ne devient-il véritablement produit sans la seule subvention qui empêcherait alors la vente, subvention de l'État qui empêcherait alors la vente. Alors, donc, l'accueil ne devient-il véritablement produit qu'avec l'édition du matériel de ces 34 années de recherche, d'élaboration et d'intervention. 35, hein? Ah, 34 en Suisse. En Suisse, ouais. Édition et ouverture des dispositifs d'élaboration comme l'équipe clinique hebdomadaire à d'autres personnes confrontées elles aussi à la psychose comme matière du dire. L'autre langue relève de l'obédience et non de l'obéissance à une théorie qui relèverait de l'expérimentation et non de l'expérience originaire. Et là, nous trouvons un point de rencontre avec l'image. Dans le Master de l'Art Ambassador, Verdiglione dit cela. Art Ambassador ou bien l'affaire s'écrit. L'ambassade est cela, l'obédience et non l'observance des postulats. Ce qui est essentiel à la conclusion, donc au message, est l'écoute. Fin de la citation. L'affaire s'écrit. Par rapport aux difficultés rencontrées avec l'État et des instances de contrôle public, l'édition intervient et c'est aussi par ce biais que des interlocuteurs et un nouveau réseau privé se constituent. L'intersection entre économie publique et privée, c'est ce que propose la coopérative sociale et culturelle Immunitas pour ne négliger aucun interlocuteur et travailler à l'accueil sur une base de production culturelle et éditoriale. Il est aussi question de l'intersection entre public et privé dans la lecture qu'Armando Verdiglione faisait dans le cadre du master du chiffrématicien de l'expérience originaire de Claire-Lise Grandpierre. Bon, ma foi, je lis en italien. L'esperienza di Claire-Lise Grandpierre coglieva alcuni materiali, alcune istanze che erano sorte nella sperimentazione di Maud Manoni a Bonneuil e che sfruttava un approccio psicanalitico alla cura dei bambini in strutture non statali ma private. L'incontro con me attraverso i congressi fin dagli anni 70 e dopo ha introdotto una rivoluzione in quell'esperienza. A ogni modo la questione intellettuale è l'esigenza dell'itinerario intellettuale per ciascuno. Quindi come l'esperienza può sfuggire al rapporto sociale, alla soluzione di un compito farmaceutico per conto dello Stato. Grandpierre aveva provato a trasformare le cose in modo che questo compromesso rientrasse nella parodia, ma che non governasse per nulla l'esperienza e si proponeva di fare in modo che persone incappate nell'ospedale psichiatrico e nelle mani degli psichiatri e nei loro psicofarmaci potessero trovare ben altri dispositivi rispetto a quelli della loro accettabilità e della loro tollerabilità. Ancora nel primavera del 1993, in occasione delle 7 lezioni più una a Ginevra, a un certo punto, siccome erano seguite ciascuna volta da un'equipa di clinica, qualche persona dell'equipa aveva menzionato le case e io avevo chiesto che cosa sono queste case e lei era molto preoccupata che io non accettassi le case, che le ritenessi inaccettabili rispetto a un indirizzo intellettuale che non avesse bisogno delle case. Era sorta l'ipotesi dell'università, della libreria-galleria, il secondo Rinascimento, l'ipotesi dei dispositivi rispetto all'arte, ai dibattiti, alla cultura e anche dei dispositivi redazionali con un programma di edizione. De l'adjacence matière, image, langage, mise en scène à chaque événement,
à la Villa San Carlo Borromeo, sentant la chance de trouver sur un mode originaire, avec la parole originaire, une combinaison inédite de ces trois registres et des registres de la vie. Alors que le luxe et le soin à chaque détail appellent chaque fois un autre témoignage, qui, loin de remplir une ignorance jamais comblée, au contraire, laisse un point vide, un auteur, un nom, une entreprise de vie.